L'incidente è avvenuto da poco, la nostra principale preoccupazione ovviamente sono le vittime. Allora, al di là di quelle accertate, adesso sono in corso gli accertamenti, ovviamente in sicurezza, per verificare che non ci siano altre vittime sotto le macerie che al momento non sono state individuate. Questa è la priorità assoluta, ovviamente, oltre alla messa in sicurezza ovviamente dello stabile. E per il momento credo che non possiamo poter vedere niente altro. Di una fuga di gas, sì, si parla di una fuga di gas. Vittime, mi scusi, sono feriti al momento? Un ferito grave che è stato ricoverato e altri feriti meno gravi. Sono ancora in corso accertamenti per verificare che non ci siano altre vittime, apparentemente no, però ci sono macerie ovviamente, hanno già mandato le unità cinofile per verificare che effettivamente non ci sia la presenza di altre persone. Al momento sembrerebbe una situazione più rassicurante, ovvero l'abitante dell'appartamento, l'affittuario è quello che ha avuto le lesioni più gravi e al momento è stato ricoverato, ci sono altri feriti che sono stati portati in altri ospedali ma in situazioni meno gravi. Per il momento insomma, la situazione sembra sotto controllo, siamo ancora ovviamente alle prime battute, per cui la polizia sta facendo il suo lavoro di indagine. Ci dicevano i vigili del fuoco che non c'è un bruciatore, uno scaldacqua, un po' strana questa cosa, c'è solo la rete del gas. Sì, però ci sono le cucine a gas. Ah, ci sono le cucine, ecco. Giusto. E questo è il punto che potrebbe aver avuto la fuoriuscita di gas. Il malfunzionamento della cucina. È tutto quanto da verificare ovviamente, però il punto di emissione ovviamente potrebbe essere quello, ma potrebbe, vede che io uso il condizionale perché ovviamente non c'è ancora nessuna sicurezza. Grazie dottoressa. Ci mancherebbe, grazie. Arrivederci.